Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Inizia una nuova settimana con la nostra informazione. Come sempre, notizia di servizio, saremo in collegamento alle 12.30 con il governatore Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa quotidiano. Giornata molto importante perché sappiamo, da una parte c'è da fare i conti con la campagna vaccinale di cui parleremo anche fra pochissimo, dall'altra sappiamo che in cabina di regia a livello nazionale si stanno prendendo decisioni importantissime che arriveranno probabilmente già nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Si parla di ulteriori riaperture per vari settori, la possibilità forse addirittura di poter consumare l'interno nei locali a partire dai bar, una novità che secondo alcuni potrebbe arrivare già da lunedì della settimana prossima, piscine, matrimoni, insomma molte cose che potrebbero cambiare. E addirittura, questo l'avevamo già approfondito qualche giorno fa con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, una revisione dei parametri per scegliere quelle che sono le fasce di rischio, dare i famosi colori alle regioni. Temi che però per ora sono sulla scrivania del governo, della cabina di regia, di quindi parleremo, dei quali parleremo sicuramente in tutti questi giorni. Parliamo invece immediatamente con Gabriella Basso che a Vicenza intanto ci conferma che la giornata è decisamente estiva perché dal sole alle maniche corte vediamo che a Vicenza è arrivata l'estate ed è arrivata anche una notevole bordata di vaccinazioni perché sappiamo che i dati sono molto interessanti. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui al centro vaccinale della Fiera di Vicenza dove sabato c'è stata proprio l'apertura alla vaccinazione degli over 50, c'è stata tantissima gente, tutti ordinatamente in fila per potersi vaccinare e anche oggi c'è un via vai, anche se ovviamente gli over 50 tendenzialmente lavorano e quindi gli orari sono un po' diversi per potersi vaccinare, per trovare le modalità per riuscire a venire. Anche se è molto rapido, molto veloce l'operazione, di fatto infatti l'USL ha predisposto la possibilità di vaccinazioni serali, più serali per gli over 50 che non diurne, però c'è effettivamente un via vai e continua anche il richiamo di AstraZeneca per gli insegnanti come già vi avevo anticipato anche sabato. Ma oggi è anche la giornata, in teoria, doveva essere la giornata delle riaperture delle case di riposo, perché c'è il via libera del ministro Speranza, ci sono le linee guida delle regioni concordate col comitato tecnico scientifico. Però di fatto diciamo non è proprio così, nel senso che c'è il via libera, però c'è un minimo di organizzazione per poter poi aprire con le nuove regole, c'è quindi il famoso Green Pass, il fatto di essere vaccinati e quindi portare una certificazione di questo vaccino, il fatto di dover fare il tampone, ci sono tutta una serie di regole per cui le case di riposo si stanno attrezzando, ma comunque hanno aperto per la visita con le modalità ovviamente dell'anno scorso, come vedete nelle immagini, cioè qui siamo all'istituto IPAB Trento di Vicenza, in contrasto a San Pietro, qui come l'anno scorso ci sono i gazebo, c'è un plexiglass che divide l'ospite dal parente, certo, per poter comunque vedere i propri familiari. Abbiamo qui, c'è la signora Paola, 89 anni, poi la vedrete questa sera, e abbiamo sentito la sorella che ne ha ben 84, Maria Pia, che era contenta di finalmente poter almeno vedere la sorella, anche se ovviamente spera di poterla abbracciare il prima possibile. Quindi diciamo che apertura sì, ma insomma stiamo aspettando la messa in pratica, possiamo definire così, delle norme. Molto bene Gabriella, allora ti chiediamo anche se ci sono novità per quanto riguarda la cronaca oggi a Vicenza. In questo momento ti devo dire che stiamo ancora cercando di raccogliere alcune cose, che quindi purtroppo vi devo rimandare a questa sera per avere maggiori dettagli anche per quanto riguarda la cronaca. Allora, prima di lasciarti andare ti chiediamo però com'è andata ieri nel fine settimana. Abbiamo visto Bassano per esempio, l'altopiano di Sette Comuni, insomma il Vicentino in generale ha visto molto movimento, tanti turisti che si sono mossi per vedere le città d'arte, anche qualcuno per andare a farsi un giro nei boschi, poi abbiamo anche un servizio. Com'è andata da quelle parti?
Allora, guarda, devo dire che è andata bene, nel senso che c'è stato un movimento anche in città, a Vicenza, e anche però tutto molto nelle norme, nelle regole. Anche la Movida, che si temeva tantissimo dopo quello che era successo il primo fine settimana di zona gialla, è andato tutto secondo le norme, la gente è stata rispettosa, sui plateatici con tutte le distanze, quindi... Anche il servizio d'ordine messo in campo, cioè le pattuglie a piedi, un rinforzo anche dopo dalle, 20, dalle 17 alle 23 di controllo, in modo da accompagnare un po' la gente a casa, è andato tutto bene. Però c'è stato sì sicuramente molto movimento, la gente ha sentito comunque una sorta tra virgolette di liberi tutti, anche se effettivamente non è così, però c'è questo desiderio fortissimo e si è visto appunto in questo fine settimana. Molto bene Gabriele, allora tutto il resto lo vediamo nel nostro TG Vicenza di questa sera, naturalmente con tutti gli approfondimenti del caso. Come sempre l'invito è, se succedono cose importanti, se accade qualcosa di fondamentale a Vicenza da raccontare, non esitate a contattarci, lo daremo in diretta ai nostri telespettatori, come sempre il Focus TG. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi, buon lavoro. Allora, noi torniamo in studio e andiamo a anticipare un po' quello che sarà il collegamento con Padova, perché nel fine settimana insomma, ci sono state delle situazioni un po' complicate in città, una rissa, passeggiate Novax, insomma è stato un fine settimana di denunce a Padova. Sabato sera esplode la violenza, ancora una rissa in pieno centro a Padova. Nelle immagini riprese da un cellulare si vedono i minuti concitati con l'intervento di vigili, poliziotti e carabinieri che cercano di calmare e bloccare un gruppo di giovani che avevano dato in escandescenze. Tutto è cominciato quando una ragazza in forte stato di agitazione, forse dovuto all'alcol o ad altre sostanze, ha iniziato a prendere a calci le vetrine dei negozi chiusi e a dare fastidio ai clienti di un bar. La ventenne era in compagnia di altri tre ragazzi suoi coetanei, piuttosto violenti. Negli attimi concitati, il gruppo aggredito ha preso a calci un cameriere e un vigilante del locale che cercavano di allontanarli. Le forze dell'ordine alla fine sono riusciti a fermare un ventenne di Maserà che ha tentato la fuga. È stato identificato e denunciato per resistenza. Ora si sta vagliando anche la posizione della ragazza e degli altri due componenti della banda. Un sabato sera ad alta tensione a Padova, perché la polizia impegnata nei controlli ha denunciato 14 no mask mentre stavano passeggiando nelle vie del centro città senza mascherina e oltre l'orario del coprifuoco. Si trattava di un'iniziativa di disobbedienza civile condivisa e rilanciata attraverso i social network da diversi gruppi negazionisti del Covid e no mask. La polizia li ha intercettati tra Palazzo della Valle e Listone, per loro sono scattate le multe. In zona Portello invece, sulla scalinata lungo il Piovego, sono stati identificati e multati 15 giovani che, violando il coprifuoco, stavano consumando alcolici senza rispettare le norme anti-Covid. Quindi un fine settimana decisamente complicato a Padova, ed è stato un fine settimana molto pesante anche dal punto di vista della cronaca. Ci sono stati incidenti, c'è stato un incidente mortale ieri sera nella zona dei Sette Comuni in Altopiano. Un motociclista è andato a sbattere contro il guardrail autonomamente, ha perso la vita, si tratta di un uomo di Cogollo del Cengio. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'antico termine, poi questa sera nel TG Bassano ne parleremo più diffusamente, ma è stata anche la giornata dell'ennesimo incidente avvenuto nei cieli del Vicentino. Ricordiamo che sabato ha perso la vita un istruttore di deltaplano nella zona del Monte Grappa. Ieri c'è stato uno scontro tra due paracadutisti nei cieli dell'aeroporto Ferrarini di Thiene. Noi ci stiamo occupando della vicenda per ricostruire, per capire, per parlare con i testimoni, quindi questa sera nel TG avremo tutte le testimonianze, le persone che erano presenti, anche l'assessore proprio al Ferrarini di Thiene era presente sul posto e ci stanno raccontando tutto alla nostra troupe che si sta occupando di questa vicenda, ma noi abbiamo già un servizio per capire all'inizio cosa è successo. È di un morto e di un ferito gravissimo il bilancio dell'incidente fra paracadutisti avvenuto nella tarda mattinata all'aeroporto di Thiene. Al Ferrarini erano in corso alcuni lanci quando si sono scontrati in volo un 38enne di Schio e uno statunitense di 25 anni. Ad avere la peggio, Emiliano Basile, nato in Argentina ma residente in zona, che è piombato al suolo perdendo la vita. Lo statunitense ha riportato invece ferite gravi ed è stato portato via con l'eliambulanza e attualmente ricoverato in prognosi riservata al San Bortolo.
All'aeroporto di Thiene erano presenti molte persone, data la bella giornata, dalle temperature praticamente estive e la possibilità di pranzare all'aperto nel ristorante della struttura. Quindi lo scontro è avvenuto sotto gli occhi di molti testimoni. Fra gli altri c'era anche Giampi Michelusi, assessore comunale di Thiene con delega proprio al Ferrarini. Resta da capire quale sia la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ipotesi, Basile e il 25enne sarebbero saltati assieme dall'aereo e, a qualche decina di metri da terra, si sarebbero scontrati in modo molto violento, proseguendo poi la discesa autonomamente. Il primo, probabilmente svenuto, ha toccato terra senza poter governare il paracadute, mentre il secondo è riuscito ad atterrare anche se ad alta velocità, procurandosi fratture e ferite gravi. Queste sono le prime informazioni che ci sono arrivate su questo incidente. Questa sera ricordiamo alle TG Bassano tutta la ricostruzione molto più dettagliata di quello che è successo. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del governatore Luca Zaia. Settimana cruciale questa per i vaccini, perché sappiamo che la campagna vaccinale sta prendendo ulteriormente slancio. Poi fra poco avremo anche i dati riguardanti le vaccinazioni degli ultimi giorni. Settimana fondamentale anche per le riaperture, perché se i dati lo confermeranno, come sembra che debba essere, si potrà arrivare a molte riaperture e a ampliamenti di quelle che sono le libertà che abbiamo in questo momento. Addirittura si potrebbe arrivare al coprifuoco a mezzanotte. Pare che non ci sia la volontà di toglierlo, naturalmente sono tutti rumors che arrivano dalla cabina di regia da Roma, dal governo. Pare che non ci sia la volontà di toglierlo del tutto, però di spostarlo avanti, se non alle 11, addirittura a mezzanotte. Questo sarebbe già qualcosa, anche perché la voglia di muoversi, l'abbiamo visto nel fine settimana, è stata davvero importante. Molta gente in giro, città piene, città gremite. Attenzione sempre verso le mascherine, distanziamento sociale non sempre garantito, però qualche assembramento si è visto. Insomma, ombre e luci sul fine settimana in Veneto. E noi però abbiamo ancora notizie di cronaca di cui parlare, perché sono in corso le ricostruzioni, si cerca di capire le indagini anche per la dinamica dell'incidente costato la vita sabato a un istruttore di deltaplano decollato assieme a una cliente dal Monte Grappa. L'uomo non è riuscito a tenersi aggrappato alla barra del deltaplano ed è caduto nel vuoto, è stato trovato solo molte ore dopo, quando ormai non c'era più niente da fare. Resta ancora da stabilire l'esatta dinamica degli eventi che hanno portato al decesso di Federico Baratto, l'istruttore di volo di 51 anni che sabato ha perso la vita cadendo dal suo deltaplano. Baratto, che aveva una grande esperienza, aveva appena effettuato il decollo dalla pedana di Col del Pupolo assieme a una cliente quando si è verificata la tragedia. Per motivi che rimangono ignoti, l'uomo non era assicurato al deltaplano e quindi, dopo aver resistito aggrappato alla barra con la sola forza delle braccia per qualche istante, si è lasciato cadere nel vuoto. Il velivolo è andato a posarsi contro gli alberi, ma la donna non ha subito conseguenze gravi. La ricerca di Baratto è iniziata immediatamente e solo dopo ore gli uomini del soccorso alpino e quelli del SUEM hanno trovato il suo corpo. Era caduto per centinaia di metri, morendo nell'impatto con il suolo. La vicenda ha destato grande scalpore nell'ambiente, dato che il 51enne di Borso del Grappa, già campione italiano per la classe ala rigida, era conosciuto per la sua grande esperienza. La sua agenzia, che aveva voluto chiamare Volare Emozione, portava le persone ad avvicinarsi al volo in deltaplano in piena sicurezza, come dimostrano le foto e i video pubblicati dallo stesso Baratto sui social. E ora vediamo una storia che ci ha raccontato un nostro giovanissimo telespettatore, un appassionato apicoltore al quale sono state rubate le arnie. Filippo Scotton, studente di quinta del liceo Brocchi, con una grande passione, quella per le api. Un amore nato dalla volontà di dare un piccolo ma preziosissimo contributo per la tutela di questa specie, sentinella ecologica dal valore insostituibile. E così Filippo si iscrive ad un corso per apicoltori e intraprende la sua avventura nel mondo delle api. Assieme al papà pianta più di 200 erbe officinali e aromatiche, una biodiversità capace di fornire
fornire nettare e polline in quantità. Tempo, passione, dedizione, ma anche tanta amarezza nell'ultimo periodo, perché Filippo ha subito il furto di una delle sue arnie e non è la prima volta. In una lettera inviata alla nostra redazione esprime tutto il suo disappunto e la sua sofferenza. Dopo l'ennesimo furto ho per un attimo pensato che avrei dovuto lasciar perdere tutto, ma la mia passione va oltre questo ignobile gesto compiuto da persone che fanno dell'apicoltura un motivo di lucro. Le arnie vengono rubate da persone esperte del mestiere che non si fanno scrupoli a danneggiare gli apicoltori che, come me, lo fanno per vera passione. Già è difficile per le avversità climatiche, per l'inquinamento, per i pesticidi usati in agricoltura, per i diserbi e le malattie. Se ora dobbiamo fare i conti anche con queste persone, diventa davvero un'impresa impossibile. Parole amare di un ragazzo spinto solo dall'amore per questo insetto, per la natura, per il pianeta. Quanti Filippo servirebbero per aiutare questa nostra povera terra? Non mollare, giovane apicoltore, il tuo contributo per la salvaguardia dell'ape è un dono prezioso che fai ad ognuno di noi. Questo servizio sui social di Rete Veneta ha attirato molta attenzione, sono tantissime le testimonianze di affetto, i consigli anche che arrivano a questo giovane apicoltore, da altri apicoltori, da persone che magari sono un po' più esperte dell'ambiente. Comunque possiamo dire che questa segnalazione ha destato davvero una forte anche rabbia nei confronti di persone che compiono gesti simili, e non è la prima volta che succedono, purtroppo non sarà neanche l'ultima, ma almeno raccontarle, parlarne può sensibilizzare un po' l'opinione pubblica. Opinione pubblica che si è vista invece molto in giro, dicevamo, nel fine settimana, perché c'era davvero tantissima gente. Abbiamo fatto un salto a vedere a Bassano, com'è andata? Fine settimana da incorniciare per Bassano e per l'altopiano dei sette comuni, presi letteralmente d'assalto da turisti e visitatori. La città del Ponte ha accolto il pubblico delle grandi occasioni, tornando ai livelli pre-Covid e confermando ancora una volta l'appeal sul territorio. Erano però molti anche i turisti provenienti da altre zone del Veneto, arrivati per dare un'occhiata al Ponte Vecchio, i cui lavori sono ormai in via di ultimazione, o per una passeggiata nelle piazze. Nell'altopiano invece il turismo ha cercato maggiormente sentieri e percorsi fra boschi e prati, come era già accaduto in altre fasi dell'emergenza coronavirus. La possibilità di trascorrere una giornata all'aria aperta senza rischiare di incappare in assembramenti ha convinto moltissime persone a camminare negli immensi boschi dell'altopiano o a raggiungere le aree meno frequentate. Anche i paesi e le contrade, date le temperature quasi estive, hanno fatto registrare un discreto numero di presenze per quanto riguarda la ristorazione. Allora, abbiamo sentito giornata da incorniciare, naturalmente a volte le precauzioni sono un po' saltate, soprattutto nei momenti di maggior afflusso, la mascherina portata quasi sempre da tutti, però gli assembramenti ci sono stati, assembramenti che si sono anche subito sciolti perché erano dovuti più che altro a un gran numero di persone nello stesso punto. Speriamo di non dover commentare fra due settimane un ritorno dei casi, però il fatto che quello che è successo la fine del mese scorso adesso non si stia riproponendo come aumento di casi e di positività in Veneto potrebbe far ben sperare. L'arrivo dei vaccini ci dà un punto di caduta un po' più là, quindi insomma la speranza è quella di poter vedere sempre di più l'immagine, come vuol dire, ma senza alcun rischio. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo e arriva anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi istanti la conferenza stampa di Luca Zaia, conferenza stampa molto importante oggi perché sappiamo che questa settimana sarà molto molto importante per la gestione dell'emergenza coronavirus. La campagna vaccinale è ormai decollata, è partita in modo importante, fra poco arriveranno anche gli ultimi dati. Noi invece vediamo con la regia di Cristiano Facca gli ultimi dati che abbiamo disponibili, che sono aggiornati non a questa mattina. Allora vediamo che la settimana scorsa si è chiusa con 1.365.204 veneti con almeno una dose, ovvero il 28% della popolazione.
Ciclo completo, ovvero due dosi, 574.019, che equivale all'11,8% della popolazione. Siamo ancora un po' indietro, ma siamo sicuri che con la macchina che è stata messa in piedi dalla sanità regionale e con le forniture di vaccini di cui dispone il Veneto in questo momento si possa cominciare a correre molto di più. Vediamo però che gli over 80 con almeno una dose sono il 96,6%, questo è un dato importantissimo perché vuol dire che quasi tutti gli anziani sono coperti almeno dalla prima inoculazione. 70-79 con almeno una dose siamo al 79,7%, 60-69 con almeno una dose siamo al 50,8%, anche qui si può fare certamente di più. I disabili che hanno ricevuto almeno la prima dose sono il 70% dei presenti in Veneto e i vulnerabili con almeno una dose sono il 64,4% di quelli che ci sono in Veneto. Andiamo a vedere le ultime dosi rispetto al giorno precedente, parliamo del fine settimana, avevo portato 45.765 dosi somministrate, e che è un buon numero perché vuol dire che la media superiore alle 45.000 unità è mantenuta, di cui le prime dosi erano 37.195 e i cicli completati 8.564. Quindi sta andando abbastanza bene. Vediamo com'era andata la settimana scorsa con i grafici. Manca ancora la domenica che verrà data fra poco, però vediamo che siamo ben oltre le 217.000, del 200.000 unità sia nella settimana precedente che nella settimana scorsa. E questi sono dati decisamente interessanti. Torniamo in studio, ma solo per andare a vedere l'altra tabella, che è quella dell'emergenza coronavirus, sempre in attesa del governatore Luca Zaia, che arriverà fra pochi istanti. Allora, a ieri sera, perché sappiamo che i dati di giornata li fornisce come sempre Zaia all'inizio della conferenza stampa, c'erano 19.027 persone positive in Veneto, un dato davvero molto interessante. Siamo sotto quota 20.000 e stiamo scendendo, probabilmente se le cose vanno come deve andare si scollinerà anche quota 19.000, 97 le nuove positività riscontrate nelle scorse ore, nel pomeriggio di ieri, che hanno portato a questi dati, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 417.577 positivi, 387.126 invece le persone che si sono negativizzate. Purtroppo va sempre tenuto conto anche del numero dei decessi collegati a questa epidemia, siamo a 11.424 in Veneto. La situazione della sanità migliora tutti i giorni, anche se per arrivare a quota zero ci vorrà ancora del tempo, però possiamo dire che ieri sera in questo momento avevamo 1.018 persone ricoverate in terapia intensiva. Questo vuol dire che se le cose vanno come devono andare torneremo a tre cifre oggi per quanto riguarda le persone ricoverate, ricordiamo, in area non critica, di cui 699 ancora positive, 319 che si sono negativizzate. Terapie intensive anche qui in calo costante, 154 nelle ultime ore, 127 ancora positivi, 27 che si sono negativizzati. I dati sono praticamente identici a quelli della mattina, però insomma c'è un bilancio negativo di due persone e uno positivo in terapia intensiva, e a ieri erano stati segnalati zero decessi, nessun decesso a causa del coronavirus nel pomeriggio di ieri. Questo è un dato che si ripete spesso ultimamente, speriamo di poterlo dare in modo anche definitivo nei prossimi giorni, perché vorrebbe dire che si sta uscendo da questa fase molto molto complicata. Torniamo in studio per vedere se Luca Zaia è già arrivato, ma non abbiamo ancora informazioni, quindi noi stiamo collegati sempre con la sede della Protezione Civile di Marghera, con la regia di Cristiano Facca. Vediamo che la serva di microfoni è già pronta davanti al posto di Luca Zaia, comunque dovrebbero mancare davvero pochi istanti. Per quanto riguarda il fine settimana, arriva una notizia da Venezia. Abbiamo visto una Venezia, una delle città più belle del mondo, presa letteralmente d'assalto. Si dice inevitabile questo afflusso, ma sentiamo il governatore. Buongiorno, ben ritrovati, riposati. E se riposai?
Allora, io inizierei subito, siamo giusti con gli orari, no? 31, inizierei subito con, visto che sono giornate piene, con i tamponi, sono 5.141.000 tamponi molecolari e 4.486.000 tamponi rapidi. Sono esattamente, sono 9.627.972 totali. Se vedete ormai si stanno quasi eguagliando, no? 5 milioni più o meno. I positivi nelle ultime 24 ore sono 247. È un numero molto basso, perché se considerate che sono 7 province, 7, 14, 21, sono una trentina per provincia. Però se vediamo la bottiglia mezza vuota, sono 247 positivi. Che se tu ci vai, come si può dire? In prossimità. In prossimità e hai rapporti ravvicinati, sono 247 infettanti. Possibilmente infettanti, dovremmo dire. Ovviamente l'incidenza del 2,50, ma sono 9.800 tamponi, cioè è un dato che è inutile che vi stia qui a dire che è comunque un'incidenza bassa, sono 2,50 di incidenza. Alda, se vuoi lo mando anche in sul cartello se volete. 2,50 su 9.866 tamponi è poca roba. Positivi dall'inizio sono 417.727. Ovviamente non caricando tanti positivi si scaricano con le negativizzazioni coloro che sono isolati. Attualmente isolati positivi in casa sono 19.036. I ricoverati sono 1.171, meno 3, però guardate, questo è il dato del lunedì mattina, domani abbiamo un dato più reale, no? Cioè questo è reale, ma diciamo avremo anche caricati tutti i dati meglio. Questi 1.171 sono così suddivisi, 1.018 meno 3, 153 in terapia intensiva invariato. La terapia intensiva non Covid è 277, quindi il totale delle terapie intensive oggi in Veneto è 430, è rappresentata da 430 pazienti. Due decessi nelle ultime 24 ore, quasi 21.000 dimessi. Sentite, questa è la settimana che si caratterizzerà per i vaccini. Intanto noi nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 34.500 vaccini. Considerate che noi abbiamo questa curva, se voi guardate l'andamento delle vaccinazioni, abbiamo la curva che sale forte, cioè va a un buon livello di vaccinazione, 40, 45, 47.000, e poi se osservate, non i fine settimana, ma circa lunedì, martedì, mercoledì, si va calando, perché la fornitura è il mercoledì sul giovedì. Quindi la nostra impennata è da metà settimana in su e poi ci tocca calare perché non abbiamo più vaccini. In questo momento in magazzino ne abbiamo 178.000 dosi, e i conti li fate da soli, dobbiamo vaccinare oggi, domani e anche mercoledì. Considerate che delle 178.000 dosi, 53.000 sono AstraZeneca messi da parte per i richiami, che non possiamo utilizzare. Fra l'altro ce ne sono 3.500 ancora sequestrate, vi ricordo. Vi ricordate il famoso lotto piemontese, se non ricordo male. Allora, la domanda che ci fanno tutti, ma i vaccini bastano? No. Chiaro, no? Noi stiamo davanti a scartamento ridotto. Questo deve essere un dato chiaro per tutti voi. Dato positivo qual è? Che chiuderemo sta giornata, non ci arriviamo, però quasi a 2.100.000 dosi, che ha rapportato al valore, al target della popolazione da vaccinare. Vi ricordo che noi vacciniamo dai 16 anni in su, sono 4.200.000 abitanti. Vuol dire che noi domani raggiungeremo con almeno una dose un Veneto su due. Cioè, rapportato statisticamente, abbiamo erogato dosi che equivarrebbero a un Veneto su due. Ovviamente,
Qual è l'erogazione? L'erogazione è di 1,5 milioni di prime dosi più altri 600,000 di seconde dosi. Però noi abbiamo erogato una montagna di vaccini, però ci vorrebbero più vaccini. Vi do due dati, secondo me interessanti, diamo un aggiornamento, questo anche grazie al vostro lavoro, perché c'è chi vaccina e che ci porta a vaccinare. E quindi questo è il vostro lavoro. Gli over 80 si sono vaccinati per il 96,7%. Cioè, io non avrei mai pensato di avere una percentuale del genere. Gli over 80 si sono vaccinati dagli 80 anni in su, usiamo i termini italiani, dagli 80 anni in su, 96,7%. Dai 70 ai 79 anni, sapete dove siamo arrivati? All'80,9%. E non è mai troppo tardi, ovviamente, no? Uno può iscriversi ancora. Dai 60 ai 69 anni abbiamo ragionevoli prenotazioni per dire che passeremo il 70%, cioè intorno al 70%. Veniamo ai 50-59. Allora, noi vi do questi dati. Allora, prima hanno avuto una prima dose 69.343 hanno avuto la prima dose. Cicli completi 69.168. Ne restano da vaccinare 660.949, dopo ve la diamo la tabella. Di prenotati ne abbiamo 288.000, quindi vi do già il dato, di fatto tra prenotati e vaccinati noi abbiamo un Veneto di 50 anni su due che è già in pista. Restano liberi da qui al 9 di di giugno 60.265 posti liberi. Restano liberi per il 50-59, ma comunque per chi volesse prenotarsi dai 50 anni in su, ma il mio appello lo faccio ai 50-59, restano 60.265 posti liberi. Noi faremo l'appello oggi, lo faremo domani e lo faremo anche dopodomani, dopodiché non escludo che ci possa essere novità dalla prossima settimana, perché noi non possiamo lasciare 60.000 posti liberi per chi non si prenota. Quindi i 50-59 hanno fatto sicuramente una grande prenotazione, sicuramente si stanno prenotando. Appello che faccio ai 50-59, visto che le altre categorie sono tutte sopra il 70% poi alla fine, è di correre nella prenotazione, perché poi se decidiamo di aprire ad altre categorie finisce che ti ritrovi nel mare magnum, che è esattamente la situazione nella quale si trova oggi un sessantenne o un settantenne o un ottantenne che magari non si è ancora vaccinato. Quindi dedichiamo ancora questi giorni, i prossimi giorni, ai 50-59, però attenzione che 60.000 posti liberi ci sono già oggi. Oggi se uno entra nel portale trova 60.000 posti liberi, quindi l'appello a tutti coloro che hanno di 50-59 di approfittare se hanno deciso di vaccinarsi. Tutti si chiederanno, e lui cosa fa? Io mi vaccino mercoledì, mi sono prenotato, mi sono anch'io impiantato, quindi ho dovuto prenotarmi alle 6 di sera perché alle 4 era come il Pungible, no? Ti rimandava indietro. E quindi sono riuscito a prenotarmi per mercoledì a Godega e quindi andrò mercoledì pomeriggio, scusami, deve essere alle 4, perché ma a me sembrava 15.45. Ah, 15.50, sono invertito. Mi sono prenotato autonomamente, ho anche la traccia dal mio telefonino se vi interessa. Non sono un privilegiato e quindi guardate, posso dire, è una banalità perché può essere solo una leggenda metropolitana che diffonde la difficoltà di prenotarsi,
perché avete visto quanto ci avete messo, chi si è prenotato? 30 secondi, 40 secondi a farla grande, cioè uno che si distrae un po', mangia le patatine mentre fa, arriverà un minuto. Quindi appello, ultimo appello, ai 50-59, ci sono 60.000 posti, approfittatene, perché se decidiamo di cambiare la strategia verso fine settimana rischiate dopo di mettervi in coda. Fermo restando che oggi vi confermo che le vaccinazioni sotto i 60 anni si fanno con Moderna e Pfizer, ma non so se vanno avanti all'infinito, perché potrebbe anche accadere che ci sia una revisione dei target di età, per cui poi entrano in campo anche Johnson & Johnson e AstraZeneca. Sono tutti vaccini validi, però oggi lo scenario è questo: sopra i 60 anni tutti e quattro i vaccini, sotto i 60 anni solo due vaccini, Pfizer e Moderna. Io passerei la parola a voi, non aggiungerei altro. Oggi abbiamo inaugurato un bel centro vaccinale di Villorba, penso che sia uno dei più grandi, nel senso che mi va di valorizzarlo, perché anche qui è un imprenditore. L'altro ieri abbiamo citato Luxottica, la famiglia Riello, Hermec, che ringrazio ancora per la disponibilità, Marzotto, Valdagno, insomma tante realtà che si mettono a disposizione. Ci sarà Renzo Rosso poi su Bassano, le fabbriche Pengo, gli stabilimenti Pengo, no? E che ringraziamo anche lui con la sua fondazione, lui e la signora Arianna. Però c'è anche da dire, a Treviso è stato donato uno stabile nuovo, fighissimo, bello, climatizzato, e che è in grado di fare 10.000 vaccini al giorno per l'organizzazione che ci è stata data, e peraltro anche con tutta la le scrivanie, i punti di appoggio, i box, tutto consegnati dallo stesso imprenditore che ci ha dato la struttura, perché essendo un produttore di cartone ha fatto tutte quelle le strutture, scrivanie, sedie comprese, tutte in cartone, quindi anche una bella realtà. Quindi grazie ancora alla famiglia Zago e al signor Bruno Zago. Prego. Ah sì, scusate, cioè, l'assessore mi ricorda. No, Federico, perché qua c'è una roba seria oggi. Facciamo gli auguri a due centenari. Ciao, tenetevi duro. Alla signora Concetta Marchesini, che di Lonigo, oggi fa 106 anni. E quindi veramente facciamo gli auguri alla signora Concetta Marchesini. E poi sempre Mirko di Radio Più mi ha segnalato una cosa unica. Sabato, ieri, domenica, ha compiuto gli anni nonna Giulia di Canale d'Agordo. Però c'è una particolarità, a parte il fatto che nonna Giulia ha fatto, e facciamo gli auguri, 103 anni. Ma questa è dell'altro giorno la foto, fa l'orto. Ma la particolarità non è questa. È che nonna Giulia è nata nei territori occupati sotto il regno austro-ungarico e adesso vive in Veneto, perché era Austria quando è nata lei. Pensate a quanto tempo è passato. Canale d'Agordo, ha sempre vissuto a Canale d'Agordo, è nata nel 18 quando c'erano gli austriaci, e adesso ovviamente lì è finita l'avventura austriaca. E quindi salutiamo anche nonna Giulia e la signora Concetta Marchesini. Perché ve lo dico? Perché a Canale d'Agordo, nella grande festa del paese che hanno fatto domenica per i 103 anni di nonna Giulia, è venuto anche il console austriaco a ribadire la storia, ovviamente, nient'altro. Ho già visto un ditino di Filippo, giusto, di Antonella, di Done, Giacomuzzo, quando accadrà? Buongiorno Presidente. Buongiorno. Intanto una cosa che riguarda proprio un'azienda della quale lei si è già occupato, la CC, l'azienda bellunese in crisi. I lavoratori, le rappresentanze, mercoledì saranno al ferro fine, ecco, e sperano di ottenere udienza, ma insomma attraverso i sindacati hanno rivolto anche un appello a lei, perché insomma non sono molto ottimisti circa il proseguo. Io li vedo quando vogliono, nel senso che non ho problemi. Come sapete io non, per riceverli ricevo. Devo anche dire che abbiamo parlato in più occasioni con il ministro. Voglio ricordare che qui stiamo parlando di un'azienda che, se oggi, come si può dire,
Si parla di questa azienda perché la regione è già intervenuta in passato per il salvataggio di questa azienda e questo non lo si ricorda mai. Siamo assolutamente a disposizione. Ho parlato io in più occasioni anche con il ministro Giorgetti. Giustamente il ministro dice: cerchiamo un partner, che ci sia anche un partner industriale in questa operazione. Voi sapete che c'è una proposta di fare una NewCo tra Embraco, che è lo stabilimento, è un'azienda piemontese, che da quel che mi risulta sia chiusa anche, e poi la nostra CC per dar vita a questa Italcomb. E loro fanno compressori, e leggo di dati di aumenti di fatturato, altro, ma io non sono un esperto di questo. Noi abbiamo messo a disposizione anche la finanziaria regionale e non nego che anch'io personalmente ho contattato grossi imprenditori per testare un'eventuale disponibilità, perché voglio ricordare che il governo, lo dico se ci fosse qualche imprenditore che non avesse ancora avuto l'informazione, il ministro Giorgetti per bocca sua durante una conferenza ufficiale con me, il presidente Cirio del Piemonte e i due assessori, c'erano l'assessore Donazzan e l'assessore, non mi ricordo il nome dell'assessore, perdonatemi, Piemonte. Ah, il Piemonte. Ma mi perdonerà. E ha detto chiaramente, cioè, la disponibilità di aiuti, di finanziamenti in questa operazione è di gran lunga più importante rispetto a quello che accadeva in passato. Soprattutto ricordiamoci che ACC è in un territorio dove c'è anche Idea Standard, sono altre è un territorio che ha mille difficoltà, è un territorio, quello della provincia di Belluno, che si spopola di 1000 abitanti all'anno, perché c'è poco di manteniamo i giovani in montagna, però, cioè, ad esempio, la partita delle Olimpiadi nasce da questa idea, no? Di portare, però è una situazione complicata. Ma assolutamente siamo al fianco dei lavoratori sperando che si trovi una soluzione. Grazie. Prego. Poi sarebbe una domanda d'attualità. So che Prego. Lei ama spaziare sull'attualità politica, insomma. No? No, l'importante è che restiamo. No, ma sapete perché ve lo dico? Perché a volte anche cioè, questo punto. Perdonami se ti interrompo. Lo dico, questo punto stampa nasce per dare informazione sul virus, e ve l'ho detto mille volte, perché noi avevamo un retaggio di Wuhan che non la raccontavano giusta, e io mi sono detto, ma non sappiamo cosa accadrà, ma almeno 10 anni 20 tutti i giorni quello che accadrà giorno dopo giorno, pensavamo tutti di morire, e quindi questa era l'idea. Prego. Beh, ad essere sincero, questa domanda non riguarda il virus, però è una Immaginavo. Domanda... È una domanda di immediata attualità. Ieri è ripreso, si è intensificato questo fenomeno degli sbarchi sulle coste meridionali e insomma ci sono state delle reazioni piuttosto vivaci. Si teme che si tratti di un fenomeno incontrollabile che possa impattare anche negativamente in questo momento delicato dal punto di vista sanitario del paese. Lei si è fatto un'idea? Guarda, io dico questo, dico che rispetto agli sbarchi penso che non ci sia un approccio ideologico, no? Ma penso che ce ne sia uno di concretezza. Chi rifiuterebbe aiuto a una persona che scappa dalla morte o dalla fame? Da qui a dire che tutti quelli che sbarcano in Italia scappano dalla morte o dalla fame, i dati ci dicono il contrario. Io non voglio liquidare la partita come una banalità, però è pur vero che se noi diamo questo messaggio, che comunque anche se non scappi dalla morte o dalla fame, resta registrato quello che dico così nessuno potrà avvisarlo, o tagliarlo, sì, perché ormai sono abituati. Se uno, diciamo, anche se uno non scappa dalla morte o dalla fame, ma capisce che in Italia c'è porte aperte, senza se e senza ma, è inevitabile che nel suo progetto di vita, magari di migrante economico, possa cercare nuove opportunità o possa fare mettere in atto i suoi progetti, ma noi non siamo nelle condizioni di ospitare il mondo. Dopodiché il tema sanitario, anche qui, è un tema spinoso ogni volta quando si tocca, no? Vi ricordate gli anni nei quali si parlava della scabbia, della tubercolosi, della... Io non voglio fare allarmismi, ma davanti a un contesto nel quale bisogna avere la certezza anche se chi vive con te ha fatto il tampone, diciamolo com'è, no? Cioè, tu vai dai tuoi genitori e ti metti la mascherina. Adesso pensare che tutto il mondo sia indenne, no. Avete visto, ad esempio, non voglio fare
azione di terrorismo psicologico, ma ormai gli scienziati ci dicono che questo virus strano, che aveva lasciato indenne fra virgolette l'Africa, adesso si è orientato più in territori diciamo più vergini. Allora io dico che è fondamentale aiutare chi ha bisogno di aiuto vero, fame, genocidi e altro, e contingentare e controllare tutto il resto. In questo paese invece come funziona? Se dici sta roba che sto dicendo io sei razzista, se invece dici avanti tutta sei uno che ha capito tutto del mondo. A me spiace che ci sia, è come quel coprifuoco, no? Ormai è diventato ideologico. Allora, ci sono gli aperturisti e i fondamentalisti, ma scusate, ma ci sarà pure una posizione di buon senso in mezzo alle due? Boh, basta oggi, no? Due ne hai fatte. Mi fermo qui. Grazie. Allora, avevamo Prigioni, poi Guidone, poi Giacomuzzo. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Posso fare due domande? Prego. Allora, no, vabbè, la conferenza stampa è per voi, cioè ah, fate sì, sto quanto? Scherzando. Anch'io con Filippo scherzo. Senta, volevo chiederle, c'è Pfizer per tutti i 50 anni che si sono prenotati? Sì. Ecco, ed eventualmente sa che impostazione sta prendendo il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, nell'eventualità di applicare AstraZeneca anche agli under 60? Questo non lo so. Certo è che se un cinquantenne si chiede che vaccino mi faranno, oggi io posso dire che la norma prevede, la circolare prevede Pfizer e Moderna. Se un cinquantenne mi chiede che vaccino mi faranno fra 20 giorni, se non cambia la circolare sarà Pfizer e Moderna, oppure se ci sarà anche Johnson & Johnson e AstraZeneca. Questo non ve lo so dire. Ma non sa quando potrebbe cambiare la circolare? Beh, è in discussione. Appunto. È in discussione. Dopodiché l'Europa ha confermato, sembra, che non voglia più rinnovare il contratto ad AstraZeneca, sembra, perché dopo per carità non voglio dire, dico quello che leggo dalle agenzie. E quindi è un altro scenario, però noi tutti, ecco, benvenga questa domanda, tutti gli slot, cioè tutti i posti in agenda che trovate nel sito, liberi, sono tutti coperti da un vaccino che noi abbiamo, perché la programmazione che noi facciamo è machiavellica, cioè dobbiamo calcolare le seconde dosi in che giorni arrivano, dobbiamo metterci le nuove prenotazioni, vedere gli arrivi di vaccini e stabilire il target per ogni centro vaccinale, cioè non è che è una roba banale, Se avete osservato, non siamo mai rimasti senza vaccini. Poi volevo chiederle, questo però esula un po' dalla questione. Prego. Coronavirus, se ha avuto modo di vedere il video messaggio di Natalino Balasso, il comico che lei ha querelato per diffamazione, che ha un po' spiegato che secondo lui il suo problema è quello di che i veneti sono troppo ossequiosi e quindi alla prima voce fuori dal coro scatterebbe la querela. No, guardate, io fra l'altro immaginavo che prima o poi me lo chiedeste, allora vorrei dire due robe e a sto punto ne approfitto. Prima roba, nessuno vuole censurare alcuno. Devo dire, faccio un esempio, quando c'è stata la vicenda, perdonatemi se divago un attimo, ma è bene che ci capiamo bene su sta roba, perché non posso accettare che tutto venga banalizzato, anche da chi magari cerca di banalizzarla questa cosa. Quando c'è stata la vicenda dell'acqua alta, ci fu uno spettacolo, se vi ricordate, di Pennacchi, il quale nello spettacolo, che fece molto scalpore, perché cioè, lui è un bravo attore, introdusse delle informazioni palesemente sbagliate sul mio ruolo del Mose, perché andavo all'asilo, andavo a scuola, cioè, tanto è vero che l'altro giorno uno dice ma ha denunciato Pennacchi. Io non ho mai denunciato Pennacchi, anzi tramite un suo caro amico che è l'assessore Marcato, è venuto anche a trovarmi a San Vendemiano Pennacchi dopo qualche giorno, non so, una settimana, due, gli ho offerto anche uno spritz e abbiamo parlato piacevolmente un'ora di teatro, di robe, di dinamiche. Ma non è che Pennacchi ha modificato il suo atteggiamento nei miei confronti, non mi pare. Mi avete mai sentito lamentarmi? Vi ho mai detto qualcosa di Crozza? Ho mai detto qualcosa di Balasso? Che peraltro potrei essere anche interrogato sui suoi spettacoli, perché fin da studente me li guardavo, no?
quando avevamo da studente, quando c'era la possibilità di avere i video sul telefonino. Per cui non discuto di questo, ho fatto delle parodie che sono eccezionali, però anche lui non può dire, guardate, io me la sono anche segnata, immaginiamo il primo volume. Allora, cos'è accaduto? È accaduta una cosa stranissima che non c'entra niente con la satira, non c'entra nulla con le attività. Guardate, cioè, che poi uno possa essere ossessionato con la mia figura, questo basta vedere il suo sito, ma al di là di questo mai avrei pensato di denunciare una persona per quello che scrive su di me. Però c'è una roba sulla quale non transigo, cioè sulla mia reputazione, perché la reputazione è l'unico valore che noi abbiamo, e sul fatto che i veneti devono sapere che il loro governatore deve avere una reputazione impeccabile. Ah boh? Perché se no non farei sta vita, no? Farei una vita dissoluta, mi farei i cavoli miei. Invece cerco anche di stare attento a di non urtare qualcuno col carrello della spesa, perché non si dica che c'è l'arroganza del potere. Allora, cosa capita? Capita che arriva una notizia, che c'è una frase che gira su internet, riconducibile a un signore che non cito, riconducibile forse a un signore che, non, che dopo magari si può anche citare, che dice, non è che dice la Zaia è un cretino, Zaia, no, circoscrive un fatto che è un reato e dice io c'ero quando commetteva questo reato. E qual è la frase? È questa qui. Io me lo ricordo Zaia, PR all'Odissea di Spresiano, una discoteca per chi non sapesse. Dopo un concerto dei Pittura Fresca è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora è il nostro governatore. Figata. Allora, questo post, non più rintracciabile nella bacheca dell'autore, probabilmente fatto anche magari qualche anno prima, è ricomparso. Due persone lo hanno postato, mi sono state segnalate, e il signor Balasso lo posta il 7 maggio alle 00:39. 7 maggio 2020, 00:39. Cioè vuol dire che noi uscivamo il giorno dopo dal lockdown, cioè perché le date hanno un senso, ci avete capito? Cioè noi arrivavamo senza fiato, senza forze, con una tragedia paurosa, e lui alle 00:39 del 7 maggio posta questo e dice, per giustificare che io me lo ricordo Zaia, PR dell'Odissea di Spresiano, dopo un concerto di Pittura Fresca è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora il nostro governatore, figata. E come lo presenta? Dice, se lo dice Furio, puntini puntini, chi è Furio? Il signore che teoricamente lo aveva generato. Ma qual è il problema? 7 maggio 00:39. Sentite, io immagino che siccome Furio il 7 maggio, perché queste robe vi mancano, quindi quando scrivete, magari se vi informate, il 7 maggio 2020 alle 15:42, cioè lo stesso giorno, questo signore Furio, l'autore forse del post che non, nessuno trovava più, ma che qualcuno lo aveva resuscitato, scrive, il post sul governatore, su Luca il governatore è falso e lesivo nei suoi confronti e verso di me. Diffido dal condividerlo, è un fake news, non siate sciocchi. Allora uno dice, bene, alle 9 di sera, scusatemi, alle 00:39 lo posti, il tuo amico alle 15:42 dice fermi tutti, guardate che viene fuori un casino sta roba qua, cosa state postando? Tu no, Balasso lo lascia lì tranquillo, gli fa fare 8.830 mi piace, 1113 condivisioni, voi sapete cosa vuol dire? Che viene rimbalzato in 1113 altre bacheche, scusate, 1120 condivisioni e la bellezza di 1113 commenti, non vi dico i commenti. Perché? Allora, perché è falso questo post? No, perché sono false le notizie? Perché primo, la mia apparizione all'Odissea penso che sia stata due o tre volte, perché io non ero incardinato in quel locale. Due, è stato appurato che Pittura Fresca non hanno neanche mai fatto un concerto all'Odissea. Tre, io non ho... No, è stato appurato perché sono stati sentiti anche i gestori. Prego?
Ma sì, appunto. Tre, io non ho mai conosciuto e visto in vita mia pittura fresca, che peraltro hanno fatto anche belle canzoni, devo dire, io da ragazzo hanno segnato la mia giovinezza. Allora voi capite, non hanno fatto il concerto, eh? E addirittura quello che avrebbe scritto il post, dice, non si sa, dice fermi tutti, ma cosa state postando? Perché il post giustamente aveva anche la foto della faccia di chi dice sta roba. Allora io dico, se tu a mezzanotte fai una cazzata e posti sta roba che è già secondo me grave, alle 3 del pomeriggio il potenziale autore, se era lui, dice, lo scrive a tutti, fermi, non postate sta roba, e tu lasci lì che vada l'infamia e giri, io guardate, non ce l'ho con Natalino Balasso, non c'ho sete di vendetta, io posso dire, magari gli va anche bene che il giudice gli dà anche ragione, perché non, cioè il mio problema è uno solo, che sia acclarata la verità. E sapete cosa dico? È l'unico artista che in vita mia ho dovuto denunciare, quindi non posso accettare che qualcuno dica che si mette il bavaglio. E voi provate a immedesimarvi in me, se aveste avuto al posto del mio nome il vostro nome scritto su un post del genere. Adesso io capisco che gli artisti sono da rispettare, sono primo a dirvelo. Non vi risulta che io abbia mai rotto le palle a un artista, ma che si venga a dire che questa roba qui è arte, no. Cioè non è che tu sei artista e salvacondotto e puoi dire quello che vuoi. Vi ricordo che offrire delle troie, come hanno scritto loro, è un reato. E se io sapessi che un governatore che commette un reato, dico ti prendi i tuoi stracci e vai a casa. Chiaro? Quindi cosa dico? Natalino Balasso non ha nulla da preoccuparsi. Nelle modalità, guardate, un'altra roba, tutti quelli che ho denunciato fino adesso, che sia chiaro, nell'esercizio delle mie funzioni non gli ho mai chiesto soldi. Vi ricordate il medico che si era inventato che ero un drogato? Potevo rovinarlo. Alla fine ho ritirato la querela e gli ho chiesto di fare un anno di volontariato a visitare pazienti anziani. E mi ha provveduto a mandarmi il report ogni settimana di quello che faceva. Di recente un'altra persona che mi aveva diffamato, non ho chiesto soldi, mi ha fatto una lettera di scusa. Era Balasso, invece di agitarsi tanto e pensare che ci siano nemici dappertutto, poi posso dire una roba. Pensi anche che magari molti che non hanno le sue stesse idee politiche lo apprezzano come artista, che forse gli permette anche di focalizzare meglio l'obiettivo. La risolvi in 5 secondi. Nelle modalità non dello scherno, ma della persona seria e educata quale penso che lui sia, evita di impegnare i tribunali su ste robe, prende e dice ragazzi, ho commesso una cazzata, faccio le mie scuse. Ci sono 1120 persone che hanno rilanciato il suo post e che sono convinte che siano storie vere queste. Guardate, io non c'ho nulla contro nessuno, tantomeno contro Balasso, ma figuratevi, la satira è il sale della democrazia. Non mi sono mai lamentato di nessuna, come si può dire, performance di qualcuno. Mi avete mai sentito lamentarvi? Ma secondo voi al posto mio avreste accettato che qualcuno dica che tu offrivi le troie nei post concerti in un posto dove di fatto non lavoravi, dove di fatto non hanno mai fatto il concerto e dove di fatto... E tu non puoi dire, ma io l'ho postato ma l'ho detto un altro. Vi ricordo, non serve che lo dica a voi, che io anche se posto una foto nel mio Facebook ho la responsabilità che la veda il mondo. E il Facebook di Balasso è come una vetrina, se lo paragonassimo a un negozio, è come avere una vetrina nella piazza principale del paese, non nell'ultimo lembo di periferia. E quindi pensate che io, anche se posto una foto di un paesaggio, chiedo sempre la liberatoria. Tu non puoi fare una roba del genere, ma soprattutto, guardate, io ci sono rimasto male, ve lo dico, perché immaginavo che dopo aver visto, il signor Forieri io non lo conosco, dopo aver visto il suo post che diceva non postate ste robe, immaginavo che uno prende e cancella tutto, invece no, avanti, ma anche senza nessun intervento sui commenti, ce li abbiamo tutti i commenti, cioè voi non avete idea di cosa è venuto fuori da quelle bocche, da quelle teste. Allora, noi che abbiamo i social, che siamo persone che hanno addirittura il profilo certificato, come ce l'ho io e ce l'ha Balasso, abbiamo anche l'obbligo della regolazione. Io non sono convinto che chiunque possa dire quello che vuole, perché se a me dicono che il Presidente della Regione
faceva il gestore di prostitute, è inevitabile che io faccia un commento pesante, no? Allora si sono inventati tutti, adesso la vittima sarebbero gli altri, non io. È interessante questa visione. Quindi la risposta qual è? Che io non ho, sono l'ultimo che vuole far perdere tempo ai tribunali e rovinare la gente. Non ho mai chiesto soldi a nessuno. Mi ricordo una volta che hanno denunciato uno e gli ho fatto versare i soldi all'asilo. Ho detto, ma non ho detto io la cifra, ho detto versa quello che vuoi. Chiaro? Però sulla mia reputazione non transigo. Balasso, la vuoi chiudere? Vediamo a che livelli riconosce del cioè cosa mi ha fatto. Lui è stato preso dall'ossessione, perché ha avuto un periodo nel quale, come si dice, ero oggetto tutti i giorni di commenti suoi. E ben venga, uno fa quello che vuole, ma quando posti una roba così, no. Questa non è arte. Ma non lo è, sapete anche perché, al di là dei contenuti. Perché di altri? Cioè, non è neanche opera sua. Per cui si è prestato a divulgare. Allora, ma divulgare non una cosa fresca, vorrei sottolinearlo. Non è un post che si è generato il giorno prima. È una roba che non si trova neanche più. Forse di qualche anno prima. E sono una, due persone, tre, è comparso da Balasso. Ci abbiamo tutti e tre i nomi, eh? E sono tutte e tre nella stessa situazione di denuncia. Basta prendere, scusarsi e riconoscere il mal tolto. Uno vuole andare in tribunale, ci andiamo, facciamo perdere tempo ai tribunali a sto punto. Guardate, io non vivo nel dissetto di vendetta a differenza di qualcuno, però non posso accettare che si infanghi la mia reputazione in questa maniera, portando fatti falsi. Mettetevi nei miei panni. Io non ho solo una comunità, ho anche una famiglia. E deve essere chiaro per tutti. Se per Balasso la reputazione non conta nulla, lascia perdere che io sia presidente della regione. Ma anche se il tuo vicino di casa, il tuo peggio nemico, va rispettato. Chiudo ricordandovi che alle 00:39 viene postato il post, questa frase che vi ho detto che evito di rileggervi, alle 15:42 l'eventuale ipotetico teorico generatore di quel post di qualche anno prima scrive pubblicamente: fermatevi perché sta roba qua è una porcheria, e si lascia andare tranquillo avanti. Dopo ditemi che da parte del torto ci sono io. Grazie. Scusate, eh. Sembra quasi concordata sta roba, guarda, è da una settimana che ce l'ho incartellato, prima o poi me la chiederanno. No, io, mi credete, non mi ricordavo neanche più le date. Quando ho visto le date, 7 maggio 2020, ho detto, ma cavoli, il giorno prima della fine del lockdown. E c'è qualcuno che si è dato da fare in pieno lockdown con questa frase qua, eh? Perché ce ne sono altri due della partita. Altre due. Però, con Balasso problemi zero. Riconosca che ha fatto una cazzata e la finiamo lì. E... posto? Allora... Penso che abbiate compreso tutto il mio stato d'animo. Prego, c'è altre domande? Sì, Guidone, Giacomuzzo, poi immagino Bonnet e Lanfranchi. Immagino. Sì, buongiorno Presidente. Volevo chiederle una cosa a proposito dell'immunità di gregge. Sì. In base ai dati che ci ha appena fornito, se guardiamo, diciamo, se guardiamo le fasce d'età over 80, over 70, siamo abbondantemente oltre, sì, diciamo, quella che viene considerata l'immunità di gregge, anche gli over 60 volendo, perché si è detto che siamo al 70%. Insomma, ecco. Ora, è vero che non è stata raggiunta l'immunità di gregge per tutta la popolazione veneta, cioè per tutti i 5 milioni di abitanti, però insomma dagli over 60 in poi sì. Quindi volevo chiederle se questo dato, cioè se lei farà valere questo dato al CTS, al governo, prossimamente lo farà pesare questo dato. Allora, ve l'ha detto anche il professor Palucci, cioè è innegabile che la vaccinazione sia la grande spartiacque. Voi immaginate lo scenario di oggi. Noi oggi siamo in uno scenario simile a quello di maggio dell'anno scorso, senza vaccini. C'è una stanza buia. Invece noi vediamo, guardate, vi porterò uno studio che abbiamo fatto sulla presenza e calo di presenze dei target già vaccinati negli ospedali. Sono dei target spariti. Perché chi ha la vaccinazione
comunque non rappresenta più un problema sanitario. Cioè, del resto Israele ha svuotato gli ospedali. Quindi funziona, funziona sì, bisogna fare più vaccini possibili. Io spero che a giugno ne arrivino ancora molti di più e penso che se ormai la luce in fondo al tunnel la vediamo. Per carità, potrebbe esserci un colpo di coda, non è che qua possiamo far festa, eh? Non si abbassa la guardia, però insomma vaccinare serve. Si calcola che l'immunità di gregge, vi do questo dato che si legge nelle riviste scientifiche, sia se tutti si vaccinassero potrebbe essere al 65%, però considerate che non tutti si vaccinano, per cui il virus continuerà a circolare, vedremo se diventerà endemico, se sparirà potrebbe anche scomparire, che un giorno ci dicono non che ne sa più. Cioè oggi noi abbiamo 247 positivi, sono pochi, eh? Se finisce che fra un mese non che ne sa più, o sono asintomatici o vuol dire che non ce n'è più, o magari crescono invece di, il virus era lì latente e adesso si fa sentire. Cruciale sono queste due settimane di maggio fino a fine maggio, perché sono le settimane della contabilità delle aperture. Ecco, poi una seconda domanda, lei ha prima detto che ci sarà un cambio di strategia vaccinale dalla prossima settimana, ci può anticipare qualcosa? No, prego. Okay. Grazie. Giacomuzzo e Bonnet. E cavi corti. Buongiorno. Presidente, scusi, una curiosità a questo punto legata alla denuncia che ha fatto Balasso, ma quante denunce ha fatto? Ne ha parlato anche in commissione dicendo che aveva cominciato a denunciare. Quanto frequenti sono queste situazioni così spiacevoli? Ma no, guardate, noi non viviamo di denunce, che sia chiaro, però è pur vero che se uno ti minaccia di morte e altre robe, cioè vanno d'ufficio, addirittura alcune, vi dico anche la verità, io non le vedo neanche perché ci interviene direttamente la Digos. Cioè il segno dei tempi è questo, no? Fare il tuo dovere, c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Se io vi dico adesso dovete portare la mascherina, prima di domani mattina sicuramente arriva qualcosa, perché io obbligo, è una costrizione. Non vi dico quando ho parlato del passaporto vaccinale piuttosto che di altri temi. Poi sapete, tutti non si accontentano mai, però questa cultura sempre della politica, dell'amministratore che ha sempre, come se è l'abuso di potere, no? Cioè davanti a una vicenda come quella che ho detto prima, mi sembra logico chi abbia ragione, ma non perché ce l'ho io, ma è evidente che ho ragione, no? Io non mi sarei mai permesso di fare una roba del genere. E ancora una volta c'è chi ancora viene a fare lezione. Ho letto dei commenti di gente che ritenevo intelligente che parla della critica politica. Cioè gente che mi viene a dire, no scusatemi, che metto la museruola agli artisti. Ma cosa c'entra questa roba qua? Ma ce li avete delle famiglie? Ritorno poi, Presidente, alla questione dei vaccini. Diceva che ci sono tot posti liberi ancora. Sì, 60.000. 60.000, ecco. Sono egualmente distribuiti nelle sì. varie USL oppure sì, sì. ci sono picchi? Ci sono in tutte le USL. Ok. E l'altra conferma che le chiedo perché non so se ho afferrato bene. I successivi sono i quarantenni allora? Non ho detto questo. Ah, ecco, infatti. No. È il sistema per rifare la domanda. Non è una domanda da poco però. Ma sentite, noi stiamo correndo, stiamo ovviamente, qual è la strategia? Tenere sempre la macchina sotto pressione, perché se ti rilassi un po', e approfitto per ringraziare tutti i vaccinatori e coloro che lavorano, e tanti volontari anche, finisce che noi performiamo meno. Vabbè, quindi niente certezze per il stiamo bruciando le tappe, però questo è un percorso che abbiamo fatto assieme, lo vedete, stiamo bruciando le tappe. Cinquantenni, tre mesi fa pensavamo di farli a luglio. Sì. Poi non so, a questo punto io provo a chiederglielo se ha dei feedback a livello nazionale su coprifuoco e no. aperture in tema. Zero. Però io penso che anche qui non debba esserci, come si può dire, adesso un tabù o un totem per qualcuno il tema del coprifuoco. Va affrontato, insomma, cioè l'anno scorso a maggio abbiamo affrontato scelte molto più coraggiose in assenza di vaccini, vi ricordo, e venendo fuori con le ossa rotte dalla prima ondata. Ma si va avanti, va risolto anche questo problema. Guardate che il tema del messaggio che diamo non è un bel messaggio.
se pensiamo al coprifuoco per i turisti. Dopodiché ho visto che qualcuno mi ha criticato, ho detto per Zaia viene prima il turismo della terapia intensiva, non ho detto questo. Cerco anche di trovare una situazione di equilibrio. Non ho detto di rifare le sagre nelle piazze. Sì. Sì. Insomma, mercoledì forse un incontro. Posto ragazzi? No, c'è Alda. C'è Bonet e poi Alda immagino. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Sul tema di turismo, tre domande rapide. Prego. Questa ipotesi che le venga fatta la seconda dose ai turisti in Veneto è concreta? Ma di chi è questa ipotesi? Cioè, leggo che per esempio alcuni presidenti di regione la stanno proponendo per il tema di evitare il disagio di chi viene qui a fare il turista e magari avrebbe la seconda dose proprio nel periodo delle vacanze. Ma noi siamo in grado di affrontarla questa? No, pensavo parlassi degli stranieri. No, cioè vedo che si pone sto tema della gente che verrebbe in vacanza d'estate e sarebbe a scavalco con le seconde dosi. Quindi ma noi siamo in grado di organizzarla senza problemi. Ok. Poi un'altra cosa che mi ha detto il sindaco di Jesolo, volevo avere delle conferme, è che si starebbero organizzando delle corsie prioritarie per gli stagionali, cioè della serie il cameriere che viene assunto in albergo, firma il contratto da stagionale e gli viene fatto il vaccino. È così? Ci si sta organizzando per questo? Cioè, sono aziende come le altre aziende. Ovvio che stiamo tentando di vedere il modo di trovare una priorità per il mondo del turismo, che non cuba poco, perché sono oltre 100.000 persone, ma dire oggi che siamo in grado di fare questo nel breve no. Del resto questa è tutta attività della regione, comunque ricordo, sia nella programmazione che nella progettualità. Va bene, l'ultima cosa, sempre in tema di Green Pass, si è un po' chiarito tempi di stampa, no, di sti certificati? No. No, c'è ancora, come si può dire, mischia al centro. Cioè nel senso che non è ben definita sta vicenda. Cioè quindi non è chiaro se io devo andare in vacanza, chi lo devo chiedere, chi me lo deve rilasciare, i tempi. Adesso dovrebbero, c'è la dottoressa Russo che ha il coso all'incontro. No, da un punto di vista tecnico si stanno incontrando per chiarire le modalità, il formato, tutto il resto, insomma. Quindi capiremo. No, perché per esempio ci sono anche albergatori che ci hanno chiesto se devono essere loro a chiederlo al turista che viene al momento della prenotazione, cioè tipo il tedesco che viene a Jesolo, chiama, voglio la camera ad agosto, deve essere la struttura che gli dice ok, però mi devi mandare via mail il tuo certificato. Ma questo è un tema fra l'altro che noi abbiamo posto da subito, che è un tema europeo, cioè noi per le relazioni che abbiamo non può essere una roba locale sta roba, no? Ho l'impressione che ci sia ancora molta instabilità su questo progetto qua. Prego. Alda Penza. Buongiorno. Buongiorno. In merito alle distanze tra ombrelloni, lo spazio è aumentato rispetto all'anno scorso da 10 metri e mezzo a 12 metri. Vale solo fino al 31 luglio, cioè fino a quando c'è lo stato di emergenza, oppure varrà no, per tutta l'estate? No, è adottato, punto. Questa è stata la soluzione trovata, fra l'altro anche la Riviera Romagnola ha le stesse soluzioni e quindi abbiamo cercato di fare anche una cosa uniforme. Era la stessa dell'anno scorso, anche l'anno scorso avevamo i 12 metri, cioè a livello nazionale c'è, però siccome ci sono delle leggi, noi abbiamo, adesso non so se è una legge regionale o comunque un regolamento interno che prevede già senza epidemia, senza emergenza, i 12 metri per quanto ci riguarda. Se fosse il Covid sarebbero sempre 12 metri? Sì. Poi c'era, io ricordo che l'anno scorso ci fu un dibattito che noi affrontammo queste metrature perché comunque avevamo più spazi. Si fece i 10 metri e mezzo, se non ricordo male, furono un'alternativa per realtà tipo la Liguria, in realtà dove le spiagge sono ridottissime. Però insomma io voglio ringraziare tutti i nostri operatori che come al solito sono stati i primi a mettere gli ombrelloni, a dimostrare la voglia di fare e spero che facciano una grande stagione. Io sono convinto che i turisti arrivino. Nei campeggi si sono già fatti vedere, quindi adesso non ci manca che aspettarli a braccia aperte, magari senza coprifuoco. Presidente, le richiedo perché non ho capito bene, errore mio, i dati dei 50-59 anni, cioè prima dose 69.343 e il ciclo completo mi è sfuggito. 69.343, prima dose 69.168, seconda dose, ciclo completo. Cioè i cinquantenni hanno fatto già il ciclo completo? Sì.
Sì, perché sono, perché sono quelli vecchi, sono, sì, sono quelli sanitari. Sono quelli sanitari, gli insegnanti oppure qualcuno, le forze. Sì, noi abbiamo tutti dentro, no? Chiaramente quelli erano già conteggiati. Ok. Comunque guardate, noi la potete scrivere, i cinquantenni, io sono convinto che la chiudiamo 65-70% sicuro si vaccineranno. Ripeto, 60.000 posti liberi, approfittatene. E abbiamo per cortesia il programma degli arrivi, delle forniture nei prossimi di questa 207.000 giovedì. Sì. Anzi, mercoledì, che noi mettiamo in macchina già giovedì, perché dobbiamo riscaldarli perché arrivano a meno 80. Sono solo Pfizer o di altre di tutte Pfizer. Le marche? Pfizer e Moderna. AstraZeneca, Fiacca, c'è poca roba sta settimana. O forse non c'è addirittura nulla che arriva. Se volete vi facciamo uno schemino, dopo ve lo mandiamo. Ti ricordi, Carlo? Sì, grazie. Sì, anche quella tabella di prima che avevate illustrato. Grazie. Sì, un'ultima cosa al volo. Prego. No, Bonnet. Il personale scolastico continuerà a seguire le classi di età oppure... Perché te putere la scuola è inevitabile. No, nella fattispecie credo sia un insegnante che mi scrive, no, nel senso che volevano capire se loro devono continuare a proseguire per scaglioni d'età oppure se è previsto che fino. No, ma poi recupereremo. Il problema è che adesso abbiamo tentato di mettere in sicurezza i più anziani, dopodiché apriamo su quel fronte. Sulle scuole si ritorna all'insegnante. Sì. A categorie. Ok, grazie. Prego. Categorie? No, a quelle categorie, nel senso che si poi finito il blocco delle fasce di età, si torna a pensare anche alle categorie. Quelle che erano aperte, tipo queste che erano chiuse. Perché capiamoci. Quindi era questo il cambio di strategia. No. Chiusi gli over 50. Attenzione, no, scusate, ho fatto io cattiva comunicazione. Noi continuiamo con le fasce di età, giusto? Ce le abbiamo. Il commissario ci dice, nonostante questo, cercate di completare le categorie già iniziate. Quindi questo intendevo dire. È chiaro, cioè voglio dire, quelli che devono fare richiamo, ovviamente... No, ma anche vaccinarli. Sì. E sarà quindi in parallelo? Però se arriva, sì, saranno in parallelo, ma con gli arrivi di giugno poi, perché adesso non abbiamo vaccini. Pensate, abbiamo le farmacie lì pronte e non abbiamo vaccini. Sentite, grazie, scusate se ho, allora, vi ho trattenuto, non è finita, vi ho trattenuto con fatti personali, però cioè, non posso accettare che con la ragione passo da torto, non esiste, e penso che voi comprendiate quello che vi ho detto, anche il mio stato d'animo. Quindi ripeto, per me la partita è chiusa, ma ci vuole, come si può dire, la buona educazione e la lucidità di dire ho sbagliato. Penso che non sia difficile, no? Grazie. Arrivederci a tutti. Buon lavoro. Domani non ci siamo, presidente. Domani siamo a mercoledì. A posto? Approfitto. Rapidissimo, visto che abbiamo aperto questo tema delle categorie, sì. Esattamente chi è che è rimasto indietro? Insegnanti? Allora, le categorie che erano state iniziate in base, voi vi ricordate, al primo piano, mi sembra, sono mondo scuola, quindi insegnanti, forze dell'ordine, e nelle forze dell'ordine sono un po' tutti, perché le forze dell'ordine c'erano dentro vigili del fuoco, piuttosto che... penitenziaria, protezione civile, che abbiamo sospeso anche quelli della protezione civile, ci sono anche i donatori di sangue, che è un'altra categoria che era iniziata e poi voi sapete avevate la circolare fermatevi eccetera, tipo i donatori di sangue, insomma sono queste più o meno, non mi risulta ce ne siano altre. Azienda Zero, che ha tutti i database, ha una tabellina di quante persone stiamo parlando? Sì, mi sembra, no, noi abbiamo quelli che finora sono stati vaccinati, non so se abbiamo sulla corte, così sostanzialmente per capire di quante persone stiamo parlando, che proviamo a capire se riusciamo ad estrapolare qualche dato, non va so bene. Se abbiamo i dati finali, perché poi voi sapete queste sono persone che sono di tutte le età, cioè non è che hanno 30 anni, 40, 50, sì, alcune magari saranno entrate nel frattempo nella corte d'età, quelle che sono già nella corte d'età chiaramente sono già, certo, sono i più giovani secondo me, che sono forse rimasti indietro oppure che non sono rientrati, non so, penso agli insegnanti, perché poi a un certo punto abbiamo comunque bloccato il personale scolastico. Va bene, grazie. Sono queste. E con questo abbiamo concluso, grazie.
Grazie.